Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi, come sempre, Antonella Intranò. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso e lo ringraziamo per la regia centrale. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti, a tutto il condominio, vai. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Antonella, buonasera a voi tutti e agli ospiti. Salutiamo Marco Grilli, portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia. Ciao Marco, bentrovato. Buonasera a tutti, ivi inclusi gli ascoltatori. Diamo il Era caduta la linea. benvenuto all'ospite di questa sera. Buonasera, buonasera a Era tutti. caduta la linea. Buonasera a te. Abbiamo in linea Giulia Sarti, onorevole del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione parlamentare antimafia. Buonasera Giulia, benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere e un saluto a tutti. Bene, a brevissimo passeremo alla discussione dell'argomento di quest'oggi, agli argomenti, perché in realtà accadono diverse cose in questa giornata un po' particolare. Per intanto passiamo Sì. subito la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, di seguito a Rosario per i saluti al network e poi torniamo nel nostro studio virtuale con te Giulia e Marco. Prego Massimo, a te la linea. Grazie a Antonella Intranò, alle 18:34 prendiamo la linea qui da Venezia, da PianetaOggiTV.net, nonché poi c'è anche la piccolina Radio Favaro Veneto online del circuito Radio Science Network di Treviso. A tale proposito un saluto a Rosario Moreno della regia centrale. Le notizie, allora subito in primo piano il violentissimo terremoto di magnitudo 6.4 che stanotte, ora italiana, intorno alle 23, dunque intorno alle ore 5 del mattino a Sumatra, ecco, ha colpito appunto la zona di Sumatra e si parla di almeno 92 morti e decine di dispersi. Bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito la costa nord dell'isola indonesiana di Sumatra, 190 i feriti, 78 dei quali versano in gravi condizioni, crollati negozi, moschee, case e altri edifici. L'agenzia sismologica statunitense ha localizzato l'ipocentro, pensate, a soli 8 km di profondità e l'epicentro è a 5,8 km a nord-ovest di Pantaraia. La regione colpita è quella di Aceh. Nel 2004, ricordiamo, la costa ovest di Aceh è stata epicentro di una scossa di magnitudo superiore a 9, con 250.000 morti tra i paesi dell'Oceano Indiano nel maremoto che ne seguì. Ricordiamo che è rientrato il maremoto che si pensava ci potesse essere. Detto questo, questa diciamo un po' la notizia in primo piano di quest'oggi. Dunque andiamo nella nostra homepage della nostra testata PianetaOggiTV online. Dunque, a taglio primo vi segnaliamo subito l'intervista esclusiva al PM Giuseppe Lombardo, dal titolo L'informazione nazionale sulle mafie è insufficiente, e questo è anche dimostrato ampiamente, ad esempio proprio nel convegno che si era tenuto circa un anno fa a Venezia, quando venne Nino Di Matteo. In quel convegno non c'era nessuna testata giornalistica nazionale e purtroppo nemmeno una di quelle locali. Ecco, questo giusto per ricordarlo. È veramente singolare che in Italia, quando ci sono convegni di questo tipo, manca la stampa. La stampa nazionale, in modo particolare, è la grande assente. Complimenti. Andiamo avanti. Ci sono poi degli articoli di Antimafia 2000 che noi riprendiamo perché li riteniamo molto importanti, dal titolo Un no costituente per un'Italia libera di Lorenzo Baldo, a seguire No alla tirannia, vince l'Italia della Resistenza di Giorgio Bongiovanni. Poi ancora il telegiornale di Pandora TV, che più che un telegiornale è uno speciale, questa volta speciale referendum costituzionale. Puoi seguire il settimanale nostro Pianeta Oggi speciale perché vi proponiamo l'ultima pubblicazione del libro di Italo Sbrogio che purtroppo ci ha lasciati pochi giorni fa
dove in questo libro c'è la, rimane, come dire, la memoria di 100 anni di Porto Marghera, una memoria che è rimasta quindi per i giovani, in modo che non si dimentichi, non si dimentichino tutte le battaglie che sono state fatte a suo tempo negli anni 60-70. Italo Sbogiò era appunto uno dei sindacalisti attivi in questo senso, è stato anche perseguitato ingiustamente, e grazie a persone come Italo abbiamo avuto poi noi un mondo del lavoro decente dove ci accoglieva bene con tutti i nostri diritti. Oggi purtroppo nel terzo millennio ce li stanno questi diritti cancellando a colpi di penna, e anche qui complimenti per la gestione politica di questo paese. Questi sono dati di fatto, non li dico io. Ringraziamo naturalmente sempre persone come Italo Sbogiò. Quindi su questo settimanale potete anche poi seguire una intervista, cioè un'opinione, una considerazione di Gianfranco Bettin, attivista politico, scrittore e saggista. Dunque, a seguire altri settimanali, vi segnalo solo questo per non portarvi via troppo tempo: le caratteristiche del bambù da Fiume Veneto in provincia di Pordenone, intervista a Lorenzo Bar, presidente dell'Associazione Italiana Bambù, quindi l'intervento anche di Angelo Speranza, l'organizzatore della conferenza, Alessio Prosser, assessore all'urbanistica di Fiume Veneto. Poi in fondo c'è un'intervista più ampia proprio a Italo Sbogiò. Alle 18.39 al momento non ho altre notizie, se non che ricordarvi che questa sera, oggi infatti è mercoledì, questa sera è verso le 23 circa, sulla televisione terrestre interregionale Video Telecarnia andrà in onda il nostro settimanale, quelli che poi vedete anche all'interno della nostra testata online. Dunque è tutto, vediamo se abbiamo qualche aggiornamento importante dell'ultimo momento, così lo do al volo. No, non c'è nulla, allora vi restituisco la linea per la conduzione di Spazio Aperto. Noi ci stiamo al termine intorno alle 19.25 per gli ultimi aggiornamenti, sempre se ce ne saranno. A te, Antonella. Bene, Antonella. Allora, Massimo Antonella, prendo io la parola allora per ricordare alcune cose fondamentali. Innanzitutto salutare tutti gli amici del network e il condominio di Radio Saiuz. Ricordo che questa trasmissione va in onda a reti unificate su Radio Favaro Veneto, di Favaro Veneto, Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Sismondi Libri di Salgareta in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Nui Radio, sempre di Modena, e sempre su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic, anche sulla web TV, sul canale YouTube ci potete trovare, sul canale Facebook e sul nostro sito radiosaiuz.it. Potete usare la nostra chat, che è comune a tutto il network, per porre domande agli ospiti oppure per fare dei commenti, insomma scriverci qualche commento e potremo parlarne in linea. Con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la linea. Grazie Rosario, mi scuso anzitempo, purtroppo questa sera ho qualche problema di ricezione, per cui capita che ci siano dei vuoti per me. Aiutatemi in questo senso, giusto perché io possa non perdere il filo del discorso. Allora, siamo con Giulia Sarti, come annunciatovi in apertura di programma, e con te Giulia naturalmente non possiamo fare a meno di commentare l'esito referendario e anche i vari avvenimenti che si stanno susseguendo in questa giornata di attesa. È stata una campagna referendaria abbastanza dura, caratterizzata, se vogliamo, da emendamenti che scomparivano e riapparivano in momenti opportuni, emendamenti ad personam, qualche caduta di stile di troppo, insomma caratterizzata da un trend negativo, oserei dire. Altrettanto forte però è stata la risposta data dai cittadini: altissima affluenza, una certa distanza tra il sì e il no, una ferma affermazione, perdona il pasticcio di parole, pronunciato dalla cittadinanza. Bene, come l'hai vissuta questa esperienza referendaria? Qual è stato il segnale, secondo te, che i cittadini hanno voluto dare a questa politica?
Sicuramente quello di dire basta a riforme o provvedimenti che non servono a procurare dei vantaggi al popolo italiano in questo momento o a dare un respiro più semplicemente alle persone. Quindi, a mio parere, la richiesta non è stata soltanto quella di volere fermamente la Costituzione vigente, che va benissimo così com'è e non dovrebbe essere cambiata se non qualche correttivo per appunto semplicemente magari su alcuni punti, su alcuni articoli, non certo 47 articoli di modifica come voleva questo governo, ma la richiesta vera è a mio parere insomma quella di davvero volere una politica che si occupi direttamente dei problemi che stanno impattando questo paese ormai da troppo tempo. E penso che sia stata anche una bocciatura di ciò che ha fatto fino ad oggi il governo Renzi e l'errore, tra virgolette, di personalizzare così tanto questo referendum di certo, come dicevamo, non ha giovato, però la risposta delle persone è stata molto forte. Io l'ho vissuto anche come un grido per dire veramente basta, occupatevi delle cose serie e non di cambiare 47 articoli della Costituzione. Questo è stato anche un po' il messaggio a mio parere, e di questo messaggio insomma noi dobbiamo essere proprio i primi a farcene carico e a far capire che questo paese ha certamente bisogno di ripartire in modo diverso, in prima battuta con un governo e un nuovo Parlamento e con rappresentanti che siano di nuovo scelti direttamente dai cittadini. Però di questo ovviamente ne potremo parlare insomma adesso. Di questo se ne parlerà per forza di cose, anche perché la notizia giunta alle 15:20 di questo pomeriggio ha un po' sorpreso. Renzi aveva annunciato la sua salita al Colle per venerdì, quest'oggi invece abbiamo appreso che alle 19, vale a dire fra un quarto d'ora, si recherà dal presidente Mattarella. Questo cosa vuol dire, Giulia? Che c'è anche per Renzi la voglia di andare subito alle elezioni? Perché la posizione del Movimento 5 Stelle è abbastanza chiara, mi sembra. Certo, noi insomma abbiamo manifestato l'intenzione di andare ad elezioni il prima possibile, perché comunque questo deve essere il messaggio, cioè non arriviamo al 2018 utilizzando quest'ultimo anno per discutere tutto il tempo di legge elettorale che appunto poco importa ai cittadini che stanno fuori, che invece vorrebbero ben altro a mio parere, e già hanno dovuto scontare provvedimenti disastrosi come il Jobs Act o la cosiddetta buona scuola o i decreti salvabanche o delle finte leggi anticorruzione che a poco sono servite. Quindi noi l'intenzione l'abbiamo manifestata immediatamente. Ora Renzi dice che insomma anche lui è propenso per andare a votare il prima possibile. Io insomma penso che il capo dello Stato in questo momento invece si ritroverà da domani, da quando partiranno le consultazioni, eventualmente a fare un nuovo governo tecnico. Questa è un pochino la sensazione che sia qui, e quindi a scegliere a chi dare l'incarico, e poi non sappiamo se insomma sarà Franceschini o qualcun altro, stanno facendo diversi nomi in questo momento, però l'intenzione maggiore insomma sembra quella di voler creare un nuovo governo tecnico fino a fine legislatura, alla scadenza naturale appunto che sarebbe febbraio 2018. Però questa è soltanto appunto ipotesi. Il messaggio lo stiamo mandando insomma. Adesso c'è anche la direzione del PD in corso e la nostra riunione che ci sarà alle 19:30, quindi è un momento proprio in questi minuti insomma, tra un'ora probabilmente ne sapremo di più tutti. Sì, credo proprio di sì. Credo che Marco voglia farti una domanda, Giulia. Prego Marco. Ne sorgerebbero un milione di domande, per la verità, visto che lei anche fortunatamente... Una cosa, quanto è verosimile che Renzi riceva la proposta di reincarico, come si è vociferato possa succedere? Sinceramente non la credo possibile. Sì, io vi sento bene. Sì, sì. Mi sentite?
Dicevo sì, che sinceramente io non lo credo possibile, perché non, anche lo stesso Partito Democratico non penso che sarebbe comunque felice di seguirlo in questa direzione. Quindi la sensazione comunque che sia qui è che il presidente Mattarella accetterà le sue dimissioni e eventualmente procederà poi alle consultazioni per dare l'incarico a qualcun altro. Però come ho detto, abbiamo capito insomma in questi mesi che anche le scelte e le decisioni qui sono veramente imprevedibili, quindi questo è uno scenario che sinceramente noi scongiuriamo, insomma, non sarebbe giusto, soprattutto dopo quello che è successo con l'esito referendario, mantenere ancora come prorogazio un governo Renzi per scrivere eventualmente la legge elettorale e continuare così per un altro anno. Assolutamente. Scusa Marco, scusa. No, mi chiedevo, vista la disparità di trattamento, mettiamola così, della legge elettorale, quindi dell'Italicum, su Camera dei Deputati e su Senato, che cosa vi aspettate possa succedere? Noi lo abbiamo detto oggi, abbiamo intanto depositato una proposta di legge per fare in modo che anche al Senato intanto si applichi la stessa legge che uscirà dalla consulta. Cioè questo cosa significa? Che nel momento in cui la Corte Costituzionale si esprimerà il 24 di gennaio, la normativa di risulta che avremo, cioè l'Italicum tra virgolette costituzionalizzato, quindi magari appunto senza liste bloccate o senza ballottaggio, vedremo che cosa deciderà la Corte Costituzionale, comunque con i correttivi della Corte Costituzionale, quella legge dovrà essere applicata secondo noi sia al Senato sia alla Camera, in modo tale da avere, al Senato ovviamente su base regionale, in modo tale da avere un sistema univoco. Per fare questo abbiamo quindi già da oggi depositato poche righe insomma di proposta di legge che estendono l'Italicum anche al Senato, che non significa volere l'Italicum, significa volere appunto la legge elettorale che uscirà dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Se poi la Corte Costituzionale riterrà valido e costituzionale l'Italicum, questo sarà insomma una decisione con cui tutti dovremo fare i conti, però per le battaglie che abbiamo fatto fino ad oggi tutti insieme e anche per quello che è successo con la precedente legge elettorale Porcellum, secondo noi, lo abbiamo sempre detto, dei profili di incostituzionalità ci sono anche in questa legge elettorale che hanno disegnato, quindi la speranza è che insomma il 24, già la Corte doveva esprimersi il 4 di ottobre, hanno voluto rinviare la decisione e adesso abbiamo saputo che la data sarà il 24 di gennaio, da qui si dovrà ripartire. A nostro parere non c'è bisogno poi di rinchiudersi di nuovo altri mesi a parlare di legge elettorale, magari per favorire questo o quel partito. È piuttosto è davvero urgente prendere diciamo ciò che arriverà come consigli e come decisione, ciò che verrà da quella sentenza della Corte Costituzionale, e applicarla al Senato e alla Camera. Considerata la condizione e la situazione qui ci troviamo, che ci aspettano come nazione nel 2017, non è un po' troppo tardi il 24 gennaio? Insomma, ho sentito più voci in questo senso, i più chiedono che ci sia una decisione un po' più rapida, proprio per consentire una nostra presenza credibile all'estero con tutti gli impegni che abbiamo. Assolutamente, purtroppo i tempi non li decide in questo momento né il Parlamento né il Governo né il Presidente della Repubblica. La Corte ormai ha preso questa decisione, però la richiesta di anticipare la decisione sulla legge elettorale è una richiesta secondo me legittima e anche giusta, soprattutto da parte eventualmente dei cittadini, o insomma noi non vogliamo di certo dettare, noi non possiamo e non dobbiamo dettare noi i tempi alla Corte Costituzionale, però sarebbe bello e sarebbe importante poter avere una decisione
decisione da parte loro anche prima del 24 gennaio, però insomma, come ho detto, i tempi in realtà ci sarebbero, perché anche dopo il 24 gennaio in realtà per fare delle modifiche alla legge elettorale, applicare quei correttivi, il Parlamento potrebbe lavorare davvero in maniera molto spedita, come lo abbiamo già visto fare in tante altre occasioni, e lo scioglimento delle Camere e le nuove elezioni potrebbero tranquillamente, a nostro parere, esserci già nei mesi di fine febbraio di marzo, in modo tale da arrivare anche all'appuntamento del G8 di maggio a Taormina e degli altri appuntamenti a livello internazionale, preparati con un governo perlomeno e con dei nuovi rappresentanti scelti dal popolo questa volta, e non ulteriori governi tecnici che si susseguono. Anche perché il segnale giunto è stato particolarmente chiaro, ha colpito durante questa tornata referendaria soprattutto la grande affluenza di votanti in meridione, che di solito non è così presente, così attiva, ma soprattutto fra i ragazzi, tra i giovani, tra i 18 e i 25 anni. Questo, Giulia, lo vogliamo attribuire all'argomento del referendum, che è stato sicuramente di enorme importanza, considerato che si correva il rischio di vedersi privare di un diritto fondamentale, cioè l'espressione della volontà popolare, o è un segnale più politico che costituzionale? Allora, io davvero penso entrambi, cioè qui non è stato un solo messaggio che i cittadini hanno voluto mandare, e i giovani in particolare, sono stati a mio parere più messaggi, sia quello di tenerci stretti i nostri diritti sanciti dalla nostra carta costituzionale, così ben definita, così ben lineare e chiara, nei diritti e nei doveri in tutte le sue sfaccettature, dall'articolo 1 fino al 139, e sia un messaggio forte a livello politico per far capire che i giovani in questo paese alle balle non credono più, e quindi probabilmente non stanno vedendo degli effetti positivi dalle scelte politiche e dalle leggi che sono arrivate fino ad oggi. E questa richiesta forte che c'è da parte della cittadinanza, a mio parere, è proprio di cercare di favorire il più possibile delle politiche anche nei confronti appunto di tutti quei giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro e che in questo momento, io lo vedo tutti i giorni con i miei coetanei, scelgono spesso e volentieri di andarsene da questo paese con il solito pensiero del tanto non cambia nulla. Probabilmente il fatto che in questo referendum non ci fosse bisogno del quorum del 50% da raggiungere, e quindi il fatto che finalmente ci fosse la possibilità per le persone di contare davvero, e ha fatto sì che appunto anche tantissimi che normalmente non vanno a votare invece sono andati a votare e hanno voluto mandare questi segnali molto chiari. Speriamo che anche gli altri partiti siano in grado di rendersene conto, perché in questo momento insomma gli occhi puntati ci sono, e quindi anche noi che siamo all'opposizione ma ci stiamo proponendo in tutti i modi per cercare di far capire che siamo pronti per governare questo paese e per dare seguito al nostro programma elettorale, a tutto ciò che abbiamo detto fino ad oggi, alle battaglie che abbiamo fatto, stiamo proprio cercando di far capire anche agli altri partiti che questo insomma è il momento di far scegliere di nuovo, di dare la parola di nuovo ai cittadini, e non certo quella di tenersi il coltello diciamo dalla parte del manico all'interno del Parlamento esistente. Voglio dirvi però una cosa importante, che è poi la discussione che c'è attualmente in atto anche all'interno del Partito Democratico e degli altri partiti, e cioè che qui c'è anche il discorso legato al contributo della pensione che arriverebbe a settembre 2017, e cioè se noi rimanessimo in carica fino a settembre 2017, ciò vorrebbe dire avere dal compimento dei 65 anni 1000 euro per ogni parlamentare, semplicemente perché siamo stati qui 4 anni e tot mesi. Quindi è triste anche che si facciano in questo momento dei ragionamenti di poltrona appunto legati a questa specie di vitalizio, sostanzialmente, perché è come una sorta di vitalizio, ed è purtroppo una discussione che già abbiamo visto esserci. Quindi il tentativo da parte di molti parlamentari è quello di non andare al voto prima di settembre 2017 per maturare appunto
questo vitalizio da 1000 euro al mese, così soltanto perché si è fatto parte di questa legislatura. È veramente triste. Una domanda, se posso. Prego, Marco. Sì? Oggi si faceva, nei vari telegiornali si faceva menzione alle possibilità, diciamo, di premierato all'interno del Movimento 5 Stelle. Ovviamente poi le televisioni fanno, come dire, programmano i camei delle interviste a seconda di come devono essere montate, quindi magari quello che viene espresso diventa un pochettino una parzializzazione del concetto intero, e quindi uno prende solo quello che sente e dice: ah sì, bene, male, eccetera eccetera eccetera. Questo per dire cosa? Oggi Roberto Fico ha detto: io sono a disposizione del movimento per qualsiasi tipo di incarico, però è solo una parte del discorso che fa. Allora la domanda è questa: voi, tra di voi, avete discusso, o comunque mi pare che dobbiate discutere nell'immediato, di chi possa essere questa figura apicale che vada a caricarsi del peso eventualmente di proporre un governo alternativo a quello che è dimissionario? Noi ne stiamo discutendo e ne discuteremo sicuramente, ma non soltanto all'interno della compagine, diciamo, parlamentare. Quindi questa è una scelta che vogliamo avvenga tramite i nostri iscritti, tramite il voto in rete, e quindi sposteremo sicuramente questa scelta anche proprio sulla rete per permettere a tutti di potersi esprimere. Certo è che prima di pensare al candidato premier, noi stiamo cercando piuttosto di affinare sempre di più il programma con cui vogliamo presentarci alle prossime elezioni, quindi partire da ciò che avevamo scritto e detto nella campagna elettorale del 2013, ma pensare anche a tutte le battaglie fatte in questi anni, dai comuni alle regioni fino al Parlamento europeo e a noi in Parlamento, proprio per stilare un programma condiviso, anche questo magari deciso insieme ai cittadini, proposto in rete, perché un passaggio importante deve essere anche questo, cioè quali saranno i punti su cui noi andremo a puntare l'attenzione eventualmente anche quando arriverà un eventuale governo tecnico, se l'incarico verrà dato a qualcun altro. Quindi noi dobbiamo avere chiara, prima ancora a mio parere, delle persone, perché poi le persone certo si scelgono, ma tantissime ci sono già e le avete viste in questi anni, insomma, i protagonisti un pochino chi sono stati, ma la cosa importante è avere chiaro quali sono i primi punti da portare, sia in caso di elezioni sia in caso appunto di un eventuale governo tecnico che arriverà. Quindi il piatto della bilancia è questo: prima di tutto i programmi e poi la scelta delle persone. Condivido, corretto e concreto. Scusami Antonella, ma mi ha imboccato. No, Marco, ci mancherebbe. No, assolutamente. Anzi, la domanda è questa, ed è una provocazione se vuoi, e cioè: se per caso il presidente Mattarella, ricevendo le dimissioni di Matteo Renzi, dicesse: va bene, facciamo il nostro giro di consultazioni, abbastanza veloci peraltro dovranno essere, perché vista la situazione bisogna che ci muoviamo, e non sciogliamo le camere, diciamo che io voglio conferire un mandato a un 5 Stelle, chi potrebbe essere in questo momento effettivamente qualcuno che possa reggere questo peso? Beh, questo è ovvio, lo dovremmo decidere sicuramente tra di noi. E purtroppo sarebbe stupendo, anzi in realtà noi rifiuteremmo nel caso, dico la verità. Non penso che arriverà questa scelta. Penso che se succedesse, probabilmente noi rifiuteremmo, perché questo, ricordiamolo sempre, è un Parlamento viziato da quel premio di maggioranza che è stato definito incostituzionale con la sentenza del Porcellum. Quindi comunque le maggioranze e la compagine rimarrebbe la stessa. Come potrebbe un Movimento 5 Stelle governare o avere un incarico affidato con tutto il PD, insomma, come parlamentari che dovrebbero eventualmente votare la fiducia? Sicuramente direbbero no ai nostri programmi, quindi non penso che riusciremo mai a trovare qualcuno in grado di sostenere le nostre scelte politiche, dal reddito di cittadinanza a delle serie leggi anticorruzione, a ovviamente delle leggi che contrastino effettivamente i rapporti
rapporti tra mafia e politica e imprenditoria, quindi, e colletti bianchi, quindi diciamo che di fronte a questo scenario non posso che dirti che sicuramente qualsiasi persona si scegliesse anche al nostro interno, probabilmente la vera scelta sarebbe quella di dire no, sciogliamo le camere e cerchiamo di andare ad elezioni. Vuol dire che qualcuno allora dovrà assumersi questo tipo di peso di fronte agli italiani, perché credo che sarebbe abbastanza palese che effettivamente quella voglia di cambiamento che Renzi esprimeva a modo suo attraverso il referendum probabilmente effettivamente negli italiani non c'è. D'altronde qualcosa ci dice che il 40% circa degli italiani ha detto sì alla proposta di Renzi, quindi questo vuol dire che il PD forse ha un potenziale 40% di successo alle elezioni? No, io non lo leggerei così il risultato di questo referendum. È una domanda, è una domanda. Sì, certo, no, hai fatto benissimo a farmela, anche perché appunto è una domanda che poi magari ci si è fatti in tanti. E sinceramente non voglio leggere questo risultato con il fronte del no, diciamo, ha vinto un partito piuttosto che un altro, il fronte del sì ha vinto il Partito Democratico. Comunque io ho visto tantissime persone, come penso anche voi, del Partito Democratico che sono andati a votare no e invece alcuni insospettabili che hanno votato sì a questa riforma proprio perché li convinceva. Diciamo che probabilmente quel 40% che ha votato sì non sarebbe un sì nei confronti di Renzi, ma probabilmente sarebbe un sì legato a quello che c'era scritto anche in quella proposta di riforma costituzionale. Poi sicuramente è anche un sì viziato da tutti i ricatti che sono stati fatti in questi mesi e fin da quando insomma è partita la campagna referendaria, e io di questo non mi dimentico, come immagino neanche voi, perché le manovre fatte in regioni del sud come la Campania attraverso De Luca, o anche nelle regioni in realtà del nord con la sanità e le promesse e le... Perdonami, c'è una cosa che salta agli occhi per me, scusa Antonella, perché questa sera sono particolarmente stimolato. Cosa che salta agli occhi ed è che in piena emergenza terremoto in centro Italia e zone limitrofe, questo signore si è inventato di dire costruiamo lo stretto di Messina, scusa, il ponte sullo stretto di Messina. Ha messo il sangue al cervello, perché sto pensando, allora tu vuoi i voti della mafia probabilmente, quello ti interessa, anche perché voglio dire, hai un ministro degli interni che probabilmente senza neanche troppo stare a nascondersi ha dei legami abbastanza stretti con delle realtà alquanto discutibili, vuol dire che proprio stai lanciando avanti. E poi insomma sappiamo bene anche che tipo di legami ha sempre avuto in presilo la società con cui si è in causa, che certo, comunque avrebbe dovuto costruire il ponte sullo stretto, quindi sono stati messaggi pesantissimi secondo me da parte del Presidente del Consiglio, che tutti abbiamo fortemente criticato, anche per l'impossibilità poi effettiva di costruire quel ponte, come detto già tanti anni fa quando questi temi venivano posti da Silvio Berlusconi, quindi quella è stata veramente un'uscita infelice e però da dire che per ora l'unico decreto che voteremo qui in aula la prossima settimana, perché quello è da votare, è proprio il decreto sull'emergenza terremoto, a cui abbiamo dato un forte contributo anche noi come Movimento 5 Stelle, quindi questo almeno va dato atto che almeno questo decreto serve per cercare di dare una mano ancora di più alle regioni colpite dal sisma. Poi è ovvio che ci sarebbe da fare molto di più, anche vedere i ricatti che ci sono stati, penso ai 50 milioni di euro in legge di stabilità che dovevano essere dati per le cure dei bambini malati di cancro intorno all'Ilva e che poi insomma non sono stati dati, quasi come un ricatto nei confronti della regione Puglia. È stato tutto davvero triste il fatto di aver dato 600 milioni alla regione Campania per De Luca per risanare l'azienda pubblica dei trasporti e averlo fatto diventare commissario straordinario. La panzana del miliardo e tre per la zona del Tarantino e dell'Ilva. Marco, quel miliardo e tre è tutta un'altra faccenda, davvero meglio stendersi un velo pietoso.
Mamma mia, guarda, io sono stato centrali, fritture di pesce. Non ho capito, Marco, scusa. Dico, io facevo la considerazione, prima si parlava di giovani, Giulia diceva, ci sono giovani come me che scelgono di andarsene all'estero per costruirsi un futuro, io sono stato all'estero, ho lavorato all'estero, sono tornato in Italia perché intanto l'estero era la terra promessa una volta, era gli Stati Uniti d'America, posso assicurare che la terra promessa siamo noi, uno. Due, avevo voglia di revanchismo nei confronti di questo concetto per il quale tutto ciò che non è italiano è meglio, vi posso assicurare che ciò che è italiano fa ancora scuola in giro per il mondo. Quindi io sono tornato a costruire, perché volevo aiutare a costruire un'Italia migliore per tutti i giovani, perché se Dio vuole sono ancora un giovane. Scusate. Sono d'accordo con te, e non solo, dico che questo è un altro dei segnali dato con questo risultato referendario, e cioè che è ancora possibile, c'è una fortissima speranza in questo paese di poter cambiare le cose, bisogna solo accogliere quegli inviti che sono arrivati dalla cittadinanza, ma quando i cittadini sono chiamati a votare sono in grado di incidere, e una percentuale, un'affluenza di voto così alta, così elevata, che non si vedeva da più di 20 anni in questo paese, è davvero, secondo me, una risposta bellissima, che di cui, come ho detto, dobbiamo tutti farci carico. Quindi sinceramente questo risultato a me personalmente, ma come penso a tanti altri, dà veramente tanta carica e tanta speranza che davvero le cose possano prendere un'altra direzione in Italia, perché noi, è vero, abbiamo delle potenzialità che non vengono sfruttate, e finalmente con questo no ad una riforma che voleva piuttosto indebolire gli enti locali, le regioni, il potere dei cittadini di poter contare, eccetera, e questo è un no molto chiaro e netto, che di cui bisogna non solo tenere conto, ma deve essere proprio, come dire, il faro per le prossime scelte che dovranno esserci di qui in avanti. Tra l'altro, Giulia, questa grande affluenza fa pesare ancora di più il silenzio che invece abbiamo osservato in precedenti consultazioni e referendarie e politiche, per cui credo che ci sia parecchio da riflettere. Ma come dicevamo prima, questa campagna è stata caratterizzata da tutta una serie di scorrettezze. Una gran polemica si è fatta rispetto, per esempio, agli organi di informazione, carta stampata e TV, naturalmente. Perché? Perché grande spazio è stato dato al fronte del sì, il no è stato tenuto in disparte, si è agito molto sul territorio in compenso. Quindi Giulia, vorrei chiederti qual è la responsabilità che ha secondo te l'informazione oggi rispetto alla scarsa chiarezza nei confronti del pubblico, prima domanda, e seconda domanda, essendo tu membro della Commissione parlamentare antimafia, quali sono i provvedimenti che dovrebbe prendere il nuovo governo per una seria ed efficace lotta ai sistemi criminali integrati, cosa che sino ad ora non mi pare sia stata messa all'ordine del giorno di nessun governo? La prima risposta è la responsabilità che hanno gli organi di informazione, i mass media principali di questo paese, è elevatissima, perché grande responsabilità dello sfascio in qualche modo, e anche dell'incensamento, permettetemi il termine, di questo governo Renzi è stato dato proprio da una stampa troppe volte supina e da televisioni che non hanno saputo esercitare una critica effettiva a ciò che stava succedendo, anche appunto durante la campagna referendaria, dando seguito a bugie e ad informazione scorretta, oltre che appunto ad aver tenuto fuori in moltissime occasioni il comitato del no da tante partecipazioni, e quindi abbiamo visto di tutto, purtroppo, da parte dei media. Però la cosa che conta è proprio che i cittadini in realtà ci hanno fatto capire che alle bugie, come dicevo prima, non credono più, e quindi io penso anche che ci sia in questo momento, soprattutto da parte dei giovani, un atteggiamento tale per cui non c'è più diciamo quel fatto di dire è vero ciò che dice la TV, e quindi probabilmente quella critica che gli organi di informazione pensano dovrebbero farsi, forse non la faranno nemmeno, dico la verità, forse non se ne rendono conto, ma le persone fuori sono ben consapevoli
della situazione, molto di più di chi la racconta e la sta raccontando, a mio parere. Per quanto riguarda le scelte da prendere contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, qui siamo veramente diciamo un paese che a livello mondiale, neanche europeo, a livello internazionale, noi su tanti aspetti facciamo scuola tutt'oggi. Cioè, io penso alla capacità che hanno le nostre forze dell'ordine, la stessa direzione investigativa antimafia e lo stesso lavoro delle distrettuali antimafia in tutta Italia, sono degli esempi veramente da valorizzare e da tutelare. Poi penso a come vengono trattati in questo paese questi organi, quindi io cito questo fatto solo per farvi cercare di far capire anche la situazione che purtroppo non viene attenzionata da nessuno. Reggio Calabria, il cuore dell'Andrangheta, da dove poi partono tutte le sue diramazioni. Se noi andiamo a vedere il Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria e dove lavorano i magistrati della direzione distrettuale antimafia, e sono al quinto piano di questo Palazzo di Giustizia, totalmente abbandonato, in uno stato di degrado assoluto. Per arrivare negli uffici dei procuratori bisogna passare dai cessi, bisogna passare dai bagni. Questa è la situazione che abbiamo in Italia. Quindi, oltre a pensare a delle serie leggi che possano contrastare le mafie, un 416 ter che funzioni, quindi uno scambio politico, un voto di scambio elettorale politico mafioso punito seriamente con delle pene elevate, con delle condotte che funzionino, oltre a pensare però alle norme, e potremmo stare qui veramente una giornata a parlarne, prima di tutto io penserei, se fossi al governo, alle risorse, perché purtroppo sono queste che mancano in molti aspetti, sia alle forze dell'ordine, alla polizia giudiziaria, sia ai magistrati. C'è stato un decreto un mese fa di cui nessuno ha parlato, un decreto sul pensionamento dei magistrati, che in realtà ha voluto tenere diciamo in vita soltanto gli organi diciamo apicali e i vertici della magistratura italiana, della Corte di Cassazione, senza pensare che ormai in questo paese abbiamo delle carenze di organico per quanto riguarda la magistratura superiori a 1000 unità. Quindi siamo in una situazione di paradossale, cioè la nostra bravura del paese Italia per combattere la criminalità organizzata, invece di essere valorizzata, viene molto spesso trattata con quasi appunto con insufficienza e con superficialità, perché non si è nemmeno in grado di garantire un luogo di lavoro consono e adatto per svolgere determinate indagini. E al Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria si può entrare e uscire quasi senza controlli. Ci sono situazioni purtroppo paradossali di condizioni di lavoro che non dovrebbero esserci nei luoghi dove si combatte l'andrangheta, e in Sicilia posso fare tantissimi altri esempi, in Campania, in Puglia. Quindi questo è diciamo il primo passo, dotare di risorse. E poi, come ho detto, le direzioni distrettuali, i magistrati ce lo fanno capire, il vero problema oggi non sono tanto i mafiosi in sé, quindi la mafia a livello criminale, ma gli appoggi di cui la mafia sta continuando a godere in questo paese, dai colletti bianchi agli imprenditori che vanno a cercare la mafia, ai politici, fino alla massoneria e ai legami che purtroppo ci sono con tutti i professionisti di questo paese, commercialisti, avvocati, banchieri. Quindi è su questi aspetti che bisogna andare a lottare seriamente. Scusatemi se sono stata lunga, ma è davvero sintetizzare queste battaglie. Io spero che possa, cioè, per noi sono una priorità, quindi nel momento in cui si parla di leggi anticorruzione, legacy soprattutto, leggi contro le mafie, e quindi questo dovrà essere una priorità assoluta del governo che arriverà. Noi la porremo a qualsiasi governo, anche se non saremo noi, perché se non si va ad incidere su questi temi noi saremo sempre indietro come paese. Se non si combatte l'evasione fiscale, da cui ci potrebbero derivare tantissimi milioni di euro, se non si combatte questa gestione assurda che abbiamo dei beni confiscati, se non si scrivono delle serie leggi sulle rogatorie internazionali per avere delle risposte immediate dagli altri paesi, non si risolveranno mai i problemi del paese. Quindi l'economia è tenuta in scacco anche da questo fortissimo cancro che abbiamo in Italia, chiamato mafia, che ormai non è più mafia in sé, in quanto organizzazione criminale come Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita o Camorra o Mafia Capitale,
ma è piuttosto una commistione di interessi che ormai, appunto, lo abbiamo visto in tantissime indagini e processi che sono tuttora in corso. Non riguardano più poche persone, qui appunto riguardano settori del nostro paese, dalla sanità agli appalti all'agroalimentare, in cui le mafie sguazzano con l'aiuto dei professionisti. Assolutamente, è cambiata l'impostazione data dai, non a caso parlavo di sistemi criminali integrati, non è più possibile fare dei distinguo, assolutamente, non è più possibile pensare al mafioso con la coccola, all'andranghetista che si trova sui monti della Sila isolato, no, questo tipo di concetto deve assolutamente, è ormai stato soppiantato da una mafia di colletti bianchi, di eminenze grigie, di zone grigie, di una mafia che si è fatta più Antonella, ci sei? Gente, prego Massimo. Io ci sono. Sì, perfetto. C'è stato un attimo un buco. Sì, comunque, comunque un attimo solo. Non voglio portare via tempo alla vostra discussione molto importante. Riprendiamo la linea da Venezia, da Pianeta Oggi TV. Dunque, è un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. È il bilancio dell'incidente di montagna in Val Troncea sopra Pragelato nel Torinese. Si tratterebbe di tre sciatori fuori pista che avrebbero provocato la slavina dopo essere finiti in un dirupo. È tutto per questo aggiornamento delle notizie. Nuovamente la linea ad Antonella Intranò a Bari. A voi. Sì, grazie Massimo. Dunque Giulia, dicevamo per l'appunto che quella della mafia è una realtà assolutamente differente da quella cui eravamo abituati, ma una cosa che ho rilevato con grande soddisfazione personale, lo devo dire, è stato constatare che la frittura di pesce non attira più come un tempo. Questo è stato un messaggio bellissimo, guarda, condivido, esatto. Perché io avevo tantissima paura che queste tecniche potessero prendere davvero il sopravvento sulla cittadinanza. Vedere una partecipazione così alta, un così forte risultato del no nelle regioni del sud, penso anche appunto alla Sicilia, alla Sardegna, è stato un regalo, neanche, come dire, io lo prendo proprio come regalo del popolo italiano. È stata veramente una bellissima, non neanche soddisfazione, come dicevo, perché questo non è una vittoria di qualcuno, è una vittoria alla fine dei principi della nostra Costituzione che sono stati fatti salvi. Però sì, esatto. Al bando fritture di pesce, e speriamo. Però non dimentichiamoci che certe persone sono ancora alla guida di regioni in questo paese, quindi di sicuro la battaglia non si ferma. Ecco, cerchiamo di non dimenticarci che cosa è successo in questa campagna referendaria. Noi lo terremo sempre presente per cercare di far capire che certe persone non dovrebbero più esserci alla guida di certe delle regioni in Italia. E quindi speriamo che anche come commissione antimafia non dovrebbe arrivare sempre la procura. Non devono esserci per forza dei reati, le affermazioni che ci sono state e le azioni che sono state compiute sono state gravissime. Sono dei reati morali, sono stati dei veri e propri reati morali, dei reati contro una buona politica e dei reati soprattutto contro una democrazia, ma mi sembra che la risposta sia arrivata anche da quelle parti forte e chiara. Marco, volevi fare una domanda a Giulia, volevi porre una domanda? Il solito problema, non una sola ma più d'una. Cerca di sintetizzare, perché alle 19:35 in punto dobbiamo restituire la linea alla regia. Adesso si riunirà la direzione del PD, secondo te cosa gli diranno tutti gli altri signori, visto che lui vuole una direzione permanente, vuole una direzione permanente, perché deve essere in grado di affrontare questa crisi momentanea, ma soprattutto quale potrebbe, visto che probabilmente dietro c'è l'ombra di Giorgio, prima si parlava di massoneria, di altre cose, effettivamente dietro Renzi c'è l'ombra del grande vecchio Giorgio Napolitano, come avrà preso lui questa storiella? Cosa diranno tutti questi illustri membri della direzione PD? Beh, intanto insomma Napolitano direi che
ha sancito per l'ennesima volta il suo fallimento. Tutte le operazioni che ha portato avanti in questi anni sono state un vero e proprio fallimento, tanto guardiamo da Monti a Letta, a Renzi, e quindi sarebbe opportuno che in qualche modo anche i prossimi che verranno non prendano, diciamo, ascolto, non badino più ai suoi consigli non voluti. Quindi dimentichiamoci, speriamo di dimenticarci presto, insomma, di questo ex Presidente della Repubblica, che purtroppo invece ha mosso le fila del nostro paese per troppi anni, anche senza avere un ruolo istituzionale preciso, come abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Quindi, dal punto di vista di ciò che gli diranno i parlamentari del PD, o comunque, insomma, durante la direzione, lo scopriremo insieme. Io, insomma, ritengo che in questo momento Renzi, insomma, dovrebbe farsi di sicuro da parte il prima possibile, e però queste, appunto, sono decisioni che prenderanno al loro interno, e non possiamo fare altro che, insomma, perlomeno vedere che cosa succederà. È una discussione interna al partito che comunque dobbiamo rispettare tutti, e vedremo che cosa ne uscirà. Noi pensiamo noi, e quindi io tra poco, insomma, avremo la nostra assemblea e vedremo che cosa soprattutto deciderà il Presidente della Repubblica. Sono più attenta nel cercare di capire anche che cosa succederà con Mattarella durante le consultazioni. Chissà che sia la volta buona che si decida a parlare, perché è abbastanza, come dire, tirato, come si può dire. Sì, finora è stato un po' assente, però, insomma, adesso questo è un momento talmente decisivo e delicato, lo sentiremo sicuramente alla Corte Costituzionale con furore proprio. Sì. Si malignava che all'epoca per assumere l'incarico di Presidente della Repubblica dovessi rinunciare praticamente a 2/3 di quella che era la sua paga, sostanzialmente, perché come giudice della Consulta prendeva il triplo di quello che prende come Presidente della Repubblica. Molto di più, e anche questo comunque è un tema che abbiamo tirato fuori tante volte, anche nei confronti dei costi di alcuni organismi, seppur di garanzia, che ci sono in Italia, però sarebbe positivo poter incidere un po' di più, ci sono anche personaggi come Giuliano Amato, e quindi, insomma, non sono tutti così, i giudici non sono tutti. Grazie per questo assist, l'uomo da 90.000 euro al mese, grazie per questo assist, grazie veramente. Prego. Mamma, questo Giulia, pensando che... ti giro, scusami Marco, giro a Giulia un messaggio che mi ha inviato Simo Bonella. Paola, sì? E Giulio Giona del Friuli fanno i complimenti a Giulia Sarti per il parlare chiaro sulle mafie. Quindi evidentemente le mafie sono Giulia, evidentemente è un grande problema di questo paese. Le mafie e la cultura mafiosa, la cultura del malaffare che portano. Sì, lo dicevamo prima, io ne sentiamo parlare troppo poco, cioè le notizie anche a livello di informazione che si susseguono ci sono solo quando magari arrivano dei grandi arresti da parte delle procure o c'è la grossa indagine, ma ad esempio di tutta l'attività che abbiamo fatto noi come Commissione Antimafia, di tutti, guardate anche delle missioni, i processi che sono in corso in Italia, ci si dimentica in fretta e soprattutto non se ne parla mai abbastanza. Magari si presta attenzione, no, alla prima udienza, come spesso accade, e poi tutto quello che succede dopo diventa un tabù. Mafia Capitale non lo sta seguendo più nessuno, il processo Emilia che coinvolge regioni Emilia-Romagna, Veneto e parte della Lombardia, non se ne sta praticamente occupando più nessuno. Quindi questi sono invece dei temi che perlomeno a me e ai miei colleghi stanno cuore tantissimo. So che sono sentiti anche da larga parte della popolazione, non è vero che i cittadini non ne vogliono sentir parlare, anche perché
fuori dalle aule, diciamo, del Parlamento, e sui territori si respira, dove si respira davvero, dove si respirano seriamente i problemi. Quella è un'altra, quella cultura mafioso, perlomeno per chi vuole essere onesto e vuole lavorare onestamente in certi territori, quello è uno degli altri motivi che fa scappare le persone, e quindi è ancora più importante, diciamo, porre l'attenzione sulle problematiche, non per dire che in Italia va tutto male, ma proprio perché i problemi che ci sono bisogna avere la voglia e il coraggio di affrontarli, non certo riducendo, come è stato fatto fino ad oggi, la lotta alla mafia a lotta appunto al mafioso, alla classica associazione mafiosa da 416 bis punto e basta. Non è così, la mafia non è soltanto traffico internazionale di droga o di armi, non è soltanto legata allo spaccio, alla prostituzione o al gioco d'azzardo, che è un altro grandissimo problema, e le mafie purtroppo oggi tutti i legami che hanno nei settori importanti di questo paese sono talmente elevati che è questo probabilmente il punto su cui davvero dovremo incidere, e lo può fare soltanto chi è slegato da determinati interessi, da determinate logiche, chi non ha mai fatto affari con loro. Io ricordo che in questo Parlamento ci sono appunto persone dalla dubbia moralità come Luigi Cesaro, detto Gigi Nor Porpetta, che insomma fece l'autista e l'avvocato di Raffaele Cutolo, boss della nuova Camera Organizzata, negli anni 60 e negli anni 70. Quindi queste persone siedono in Parlamento oggi, purché anche se sta in Forza Italia e in partiti che non sono a governo, ma poi insomma abbiamo dall'altra parte personaggi come Cicchitto e tessera 2232 della P2, quindi ci sono oggi delle presenze in questo Parlamento molto scomode. Abbiamo avuto l'ultimo ok all'arresto quest'estate in Senato per Antonio Stefano Caridi, che era definito in questa ordinanza di custodia cautelare come promotore, dirigente, organizzatore della cupola segreta dell''Ndrangheta. Non vengono l'attenzione su certi temi, come dicevo, non viene posta abbastanza, invece ce ne sarebbe davvero da farci delle immense trasmissioni. Grazie a voi che invece siete così attenti. Ce n'è uno. Certo. Ce n'è uno in particolare. Ci sono tre nomi, scusa Antonella, perché immagino che uno. Il processo trattativo è stato ma. C'è Antonella che sta arrivando male. Sì, infatti non la sento. Però io purtroppo sento malissimo. Posso fare tre nomi? Vai Marco, dai. Che Antonella non sta arrivando bene. No, quando avrà finito Antonella, diamole. No. Dicevo semplicemente che c'è un processo del quale non si parla mai, ma che è il processo dei processi, il processo trattativa Stato-mafia, Giulia. Eh sì, e non solo, trattativa Stato-mafia e Borsellino Quater a Caltanissetta, che sta arrivando al termine, ma soprattutto il processo trattativa Stato-mafia, che ricordiamolo, non è il processo per accettare se vi è stata o meno trattativa, è il processo per verificare che quella trattativa che c'è stata abbia o meno costituito un attentato a corpo politico dello Stato. Quindi questo è il capo di imputazione, sono i capi di imputazione, e di questo processo non solo non si parla, ma io rilevo anche un altro dato veramente sconcertante. Abbiamo da poco sentito che perlomeno così si è espresso in varie interviste e uscite anche sulla stampa, che uno di quegli imputati, il generale Mario Mori, protagonista di più stagioni deliranti in questo paese, di più operazioni portate avanti, non solo durante appunto la fase delle stragi di via D'Amelio e di Capaci, e il generale Mario Mori sembra insomma che si voglia, l'ex generale, che si voglia candidare per il Parlamento italiano, quindi questo è una delle altre preoccupazioni che
ci sono, che perlomeno a me fa ribollire il sangue in un paese, esatto, come il nostro, e che certe persone ancora vengano considerate come dei punti di riferimento, non solo perché sono imputate in un processo, ma soprattutto per tutto quello che è successo, perché ho studiato un pochino, ho letto gli atti di quello che è accaduto nella storia, nelle stragi di mafia, non solo di mafia in questo paese. Quindi questo è un dato su cui tutti dovremmo riflettere e cercare di parlare sempre di più, non tanto dei magistrati in sé, che pure hanno bisogno del massimo sostegno per i trattamenti che hanno, ma penso che l'aiuto più forte che possiamo dare a quei magistrati che stanno cercando di combattere seriamente i legami che c'erano e che forse, e senza forse, che probabilmente ci sono ancora oggi, altrimenti non ci sarebbe tutto questo silenzio. E il vero aiuto che si può dare è proprio spostare l'attenzione sui contenuti di quel processo, sulle testimonianze che vengono rese in dibattimento, su quello che è successo, e purtroppo sono stati in pochi a ricostruire davvero i momenti salienti della nostra storia in Italia negli anni delle stragi. E sembra che, no, siccome sono passati ormai più di 20 anni, non se ne debba più parlare, comunque è passato, e invece è incredibile come i processi siano in corso ancora oggi e certi depistaggi che sono esistiti, tanti possono esserci ancora oggi, e dei tentativi di non voler ancora arrivare alla verità e degli ostacoli ci sono oggi nel 2016. Quindi chi ha voglia davvero di arrivare alla verità non deve pensare, secondo me, soltanto al punto di vista al piano processuale, ma soprattutto alle responsabilità politiche che stanno dietro a quella stagione. E io non ho bisogno di, appunto, come dicevo, di una sentenza di condanna nei confronti di Mori, De Donno o Subranni. E io questi personaggi, insomma, li abbiamo conosciuti, abbiamo letto tanto di loro, o nei confronti di Dell'Utri, per dire, o di Mannino, sì, e poi o di Mancino. Noi sappiamo tutto quello che c'è da sapere, e la condanna, infatti, anche quando ci fu la sentenza di assoluzione di Mannino, io la prima cosa che dissi è a me non interessa diciamo l'esito a livello penale, a me interessa molto di più, interessano le responsabilità politiche, quindi io quello che voglio, e morali, quindi quello che voglio guardare sono proprio le motivazioni nelle sentenze e le prove per capire che cosa hanno fatto queste persone, e da lì puntare il dito, perché cercare di escluderli dalle decisioni, dalla vita istituzionale di questo paese. E invece, se ci pensiamo, insomma, c'è la figlia di, esatto, Subranni, che è la portavoce del ministro Alfano, e insomma De Donno, che ha questa società chiamata G-Risk, che insomma non è diciamo così limpida come dovrebbe, e esatto, le storture sono ancora tante in Italia, eppure, come dicevo, ne parliamo grazie a voi oggi, e invece nei media tradizionali non sanno probabilmente ormai neanche chi sono, non si ricordano nemmeno chi sono Mori, Subranni e De Donno. Infatti, non l'hanno mai saputo, probabilmente, triste. Giulia, è molto triste. Sì. Non l'hanno mai saputo. Bene, purtroppo. Purtroppo la regia mi sta tagliando praticamente con la mannaia, dobbiamo salutarci, ti ringraziamo moltissimo per essere stata qui con noi oggi, ti auguriamo naturalmente buon lavoro, Giulia, a tutti quanti, e continueremo a seguire l'andamento della situazione. Grazie a Giulia Sarti. Grazie mille davvero a tutti voi, un buon lavoro e a presto. Grazie Giulia, grazie, anche da Venezia un saluto. Massimo, un saluto a Venezia. Grazie a tutti. Massimo, a io temo che non ci sia il tempo per le news, ho paura, non saprei. Quindi Rosario, devo chiudere, mi pare di capire, no? 19:35, sì. Massimo, ci sono delle news importanti? Okay. Allora, abbiamo giusto il tempo di fare... News importanti non ce ne sono, solamente per ricordarvi che alle 22 appuntamento da non perdere, perché ci sarà una novità al posto delle news, parleremo di uno stoccaggio di GPL pauroso che vogliono fare a 200 metri dalle abitazioni della nota città storica di Chioggia. Non dico altro, penso che sia basta e avanti. Bene, alle 22 per Osservatorio Antimafia avremo Giorgio
con Giovanni, il nostro direttore, quindi vi diamo appuntamento per quell'ora, sempre qui su Radio Saiuz. Concedetemi di salutare il mio fornitore di giornali e caffè, Emilio. Ciao Emilio, ciao a tutti, ci sentiamo alle 22, buona serata. Buonasera a tutti quanti.